Lei ha dietro le sue spalle un ritratto del Duce, è un suo ammiratore? Beh, io personalmente lo sono. Contrariamente alla maggior parte degli italiani che dicono che non è vero. Lei è ancora fascista? Beh, io sono ancora fascista. Almeno nello spirito, oggi il fascismo non c'è più. Perché per me il fascismo rappresenta la patria, rappresenta la vera... il concetto, insomma, di quello che vuole essere uomo, volere bene alla propria famiglia, credere nella religione, che oggi la religione non c'è più. Dunque rimpiange il fascismo? Beh, il fascismo in se stesso no, perché io, come ho sempre detto, ho sempre parlato con tutti, non ero perfettamente d'accordo, cioè certe imposizioni, certe piccole imposizioni, limitazioni della libertà che c'erano. Però per controparte c'era la questione che le strade, per esempio, erano pulite, l'immondizia non si trovavano in tutti gli angoli, e lei lasciava la bicicletta, come in Svizzera, vicino al muro alla sera, al mattino trovava casomai la multa. Ma la bicicletta c'era ancora. La casa lei la poteva lasciare con la porta aperta, senza chiavi, senza niente, non c'era pericolo che nessuno entrava. A me non risulta che sia mai entrato la polizia cosiddetta fascista in casa di un cittadino se non aveva assolutamente fatto niente. Rapinatori non ce n'era. Una donna poteva andare tranquillamente alle 3 di notte in farmacia, che non la fermava nessuno, a meno che non fosse una di quelle segnate dal buon costume. No, queste sono le cose che rimpiango. Poi noi avevamo un esercito, avevamo una marina. Dovunque andavamo eravamo rispettatissimi. La nostra lira ce la cambiavano subito, come il dollaro. Oggi non la vuole nessuno. Cosa pensa di fare oggi per ritrovare questa età d'oro? Niente. Si fa solamente del rimpianto, della nostalgia, e si spera che venga qualcuno, finalmente, qualche persona onesta, capace, che sia capace di risollevare le sorti di questa nostra povera nazione che è ridotta proprio... Regime sono tutt'uno! Forze armate e popolo sono tutt'uno! Chi ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto! Di terra, di mare, dell'aria. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.
n'avons rien à renier de notre passé. J'ai été fasciste, tout le monde était fasciste, comme vous savez, en Italie. J'ai combattu notre guerre pour la vaincre et pas pour la perdre. Je n'ai pas trahi. J'ai été avec beaucoup d'Italiens, de jeunes gens surtout, avec Mussolini jusqu'au bout. Et si les mêmes circonstances pourraient se produire, je ferais certainement les mêmes choses. Tutti coloro che non si saranno presentati saranno considerati fuori legge e passati per le armi mediante fucilazione nella schiena. Firmato Giorgio Almirante. Contre des Italiens, mais je n'ai pas du tout. Pourquoi pas? Parce que ce n'était pas une guerre territoriale, c'était une guerre idéologique. C'était exactement être du côté de la civilisation occidentale ou du côté du monde oriental. Il fallait choisir entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, je combats contre des Italiens. Aujourd'hui, je vous parle contre des Italiens quand je vous dis, par exemple, que un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes, c'est des Italiens. Et ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est des ennemis. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays des ennemis qui y vivent et qui sont une menace perpétuelle. ...575 brigate, 153.600 partigiani, esattamente la metà di tutti i partigiani che hanno partecipato alla guerra di liberazione, 42.558 caduti, 18.416 feriti, 93 medaglie d'oro, 217 medaglie d'argento, 5 condannati a morte, 1 all'ergastolo. Complessivamente, gli antifascisti comunisti hanno scontato 23.000 anni e un mese di reclusione, pagando così duramente la loro tenace lotta unitaria alla dittatura. In questi dati è racchiuso tutto il significato del contributo dato dai comunisti alla grande lotta per riportare la democrazia in Italia. Una grande lotta unitaria che ha visto combattere fianco a fianco comunisti, socialisti, cattolici, partigiani delle formazioni autonome e che è costata 73.930 morti e oltre 30.000 feriti. Mentre nell'Italia occupata si svolge la lotta di liberazione, nelle zone meridionali e centrali le truppe anglo-americane pongono pesanti ipoteche contro un profondo rinnovamento economico e sociale del paese. Ostacolano ogni iniziativa politica e democratica mirando alla divisione delle forze antifasciste. Miseria, miseria, la dote unica che duma i nostri fiei a più. Fa fred, a fioca, noi miseri e l'uma niente. L'Italia esce stremata dalla tragica avventura fascista e dalla guerra. Miseria e distruzione in un paese senza risorse, se non quelle morali, temprate nella lotta della resistenza. Malnutri da lunga data, socialismo vel salvene, tutti quanti scritta in lega. Capital fuma murì, andoma andoma l'idea anguida, combatti il previ e il capital. Nei primi anni del dopoguerra è ancora l'unità antifascista di tutte le forze democratiche che permette la rinascita. Alla dilu al mondo intero, uverie, uverie univi, la vittoria auzuridrà.
1947. De Gasperi, di ritorno dagli Stati Uniti, provoca le dimissioni dell'esecutivo. Pochi mesi dopo, nel maggio, le sinistre vengono estromesse dal governo. Si chiudono così gli anni della coalizione antifascista, il periodo che ha visto la fine della guerra, la sconfitta della monarchia, la costituente, la costruzione delle basi del nuovo Stato democratico. Adesso il clima è cambiato. È esplosa la guerra fredda. Il confronto USA-URSS è ormai totale. In Italia si coagulano attorno alla Democrazia Cristiana gli interessi delle forze più conservatrici che trovano nel piano Marshall il trampolino per un rilancio economico basato sui bassi salari, sullo sfruttamento, sulla disoccupazione, sull'emigrazione. Nascerà più tardi, nel 49, la NATO, strumento militare dell'Alleanza Atlantica che i fascisti prima osteggiano per diventarne poi i più zelanti sostenitori. Sono gli anni più bui del centrismo, della repressione antioperaia, gli anni di Scelba e della Celere. Comitati civici, ex fascisti, qualunquisti, si ritrovano tutti uniti nella crociata anticomunista. E in questa crociata trovano spazio e legittimazione anche i residui repubblichini, i fascisti irriducibili che il 26 dicembre 1946 hanno dato vita al Movimento Sociale Italiano. Il Movimento Sociale Italiano era praticamente appena nato quando si svolse a Roma una importante elezione amministrativa nell'autunno del 1947. Noi per la prima volta ci presentavamo ad una battaglia elettorale. Ottenemmo a Roma 25.000 voti, che ci sembravano tanti, oggi ne abbiamo quasi 400.000. Con quei 25.000 voti ottenemmo i nostri tre primi consiglieri comunali. Quei tre primi consiglieri comunali furono determinanti per la elezione di un sindaco democristiano, che fu Re Becchini, in luogo dell'aspirante sindaco socialista e socialcomunista che era l'onorevole Romita, che fu sconfitto. Io ero segretario del partito, quei tre voti mi furono richiesti ufficialmente dalla Democrazia Cristiana, che li accettò, che li gradì, per poter dare luogo in Roma ad un sindaco anticomunista. Stefano Tolli, questo partito dalla sua costituzione nel dopoguerra non è certo esente da violenza, anzi è tutta una storia intessuta di violenza. Beh, qui bisogna guardare il lato umano. Questo partito si è costituito, io credo di poter affermare, perché subito dopo la guerra, quando c'era, dopo la guerra civile, c'erano delle persone, erano tante, che avevano una necessità di proteggersi da quelle enormi violenze che sono state fatte loro, come forse loro avevano fatto a qualcun altro. Allora si sono riuniti e hanno formato questo gruppo di credenti in qualche cosa che non era la violenza, anzi, hanno sempre predicato la pacificazione e la libertà, perché ne avevano bisogno loro stessi. Il fatto che quando una persona viene aggredita si difenda non significa che sia aggressivo. Anzi, ripeto, qui c'è. D'altra parte le farei torto se dicessi che perché lei da piccolo ha avuto le tonsille, lei è ammalata. Lei è una persona sana, anche se le hanno tolto le tonsille. Quello che questo partito faceva 25 anni fa è nostalgia. Ma non è nostalgia di questo partito, è nostalgia degli altri. L'antifascismo dal 1945 ad oggi non è stato capace che di odiare e di distruggere. È rientrato in Italia con la bava alla bocca dei fuoriusciti e ha continuato a sbavare. Accusano Scelba di servirsi di ex fascisti per tenere in piedi la polizia. E di chi si doveva servire? Di quei partigiani che rendevano attualissimo il motto «Quis custodiet custodes»? Firmato Giorgio Almirante. Subito dopo la guerra, in un governo di coalizione formato da tutti i partiti antifascisti, tra i quali vi erano anche i comunisti, fu deciso di arruolare nella polizia tutte le forze partigiane. Ora, le forze partigiane meglio organizzate erano soprattutto quelle comuniste, perlomeno queste erano le forze che erano rimaste organizzate anche finite la guerra. Mentre gli altri gruppi si erano sciolti, quelli comunisti erano rimasti in forza. E entrarono così nella polizia circa 8.000 uomini
dei reparti comunisti e evidentemente la loro presenza nelle forze di polizia non era una garanzia di sicurezza per l'ordine democratico. Basta pensare che in alcune regioni, in una sola provincia, per esempio dell'Emilia, su 122 agenti di pubblica sicurezza, ben 120 erano comunisti. È chiaro che in queste condizioni era difficile garantire l'ordine pubblico. Allora decise come ministro dell'interno, insieme col governo, chiese al governo di poter eliminare dai reparti delle forze di polizia gli elementi che non davano garanzia di sicurezza per lo Stato democratico. Faceva un trattamento economico molto favorevole per invogliare a andarsene liberamente e volontariamente dai reparti di polizia, ma poiché anche questi incentivi non funzionavano, provvedemmo a disperdere per tutta Italia gli elementi che ritenevamo sospetti. Ecco, su Scelba bisogna dire due cose. Lui fece un'operazione premeditata e poi anche una scoperta che fu per noi interessante, lo disse pubblicamente. L'operazione premeditata fu quella appunto di epurare, come disse lui, la polizia da elementi sovversivi, cioè praticamente di eliminare più o meno tutti i partigiani che c'erano nella polizia. Allontanati quasi in modo che da rimettere in servizio viceversa la polizia fascista. La scoperta che fece, e lo disse anche pubblicamente in un discorso, mi ricordo che lui disse: quando arrivai al Ministero dell'Interno mi accorsi che per mantenere l'ordine non occorreva fare delle leggi speciali, ma bastava utilizzare quelle che esistevano. Ora, quelle che esistevano erano leggi fasciste, cioè Scelba dichiarò apertamente che lui intendeva servirsi delle leggi fasciste applicate con la stessa mentalità fascista, dalle stesse persone che avevano applicato sul fascismo, per continuare a mantenere quello che si chiama l'ordine pubblico, cioè praticamente a dare alla polizia una funzione molto più politico-sociale, nel senso non sociale di tutelare la società, ma di difendere una certa classe sociale dominante, molto più che viceversa quello che dovrebbe essere la funzione della polizia di tutelare tutti i cittadini. E questo nonostante che poi noi nella Costituzione abbiamo messo che i funzionari sono al servizio dei cittadini, del popolo sovrano, del paese democratico, tutto questo governo si è visto. Il 18 aprile del 1948 la Democrazia Cristiana ottenne la maggioranza assoluta e quindi fu il periodo dei governi centristi del nostro paese. Governi i quali si caratterizzarono nella repressione antipopolare. Fu il periodo in cui la polizia venne usata contro i lavoratori e allora avemmo nel 1949 i fatti sanguinosi di Modena, la polizia sparò contro i lavoratori, avemmo i fatti di Torremaggiore, Melissa, Montescaglioso e sono tanti i posti dove ci sono stati degli eccidi. I braccianti che volevano la terra, che volevano il lavoro, che volevano la riforma agraria, venivano affrontati dai carabinieri e dalla polizia con il massimo di repressione. E era la politica di Scelba, allora ministro degli interni. Sento un po', Giovanni. E se ricorda del 48 bei tempi de Burriana veniva in giò dalla rocca de Berghe i tu d'ambra sciacciuti in sema. Tutti insieme cantaven, cantaven, bandiera rossa Giovan, e se ricorda, mi seri niente votan e calzetun. E due spiende fam. Eravamo qui su questa roccia, su questo terreno,
la polizia è venuta di qui. E allora noi, quando è arrivata la polizia, noi ci abbiamo chiesto pane e lavoro. Mentre lui diceva a noi, andate via, andate via. Ma noi ci facciamo, ma perché dobbiamo andare via? Noi vogliamo la terra per seminare, per fare del grano, per mangiare, ma perché noi dobbiamo andare via? Vi dico, andate via. Mentre noi che parlammo così, lui e la polizia mise a sparare, manganellate su di noi, bombe a mano, bombe lacrimoce, e ha ucciso asini, ha rotto barile, e insomma ha ucciso anche noi. Nicola Giovanna con Giuseppe. Vostro figlio come si chiamava? Nicola Francesco di Giovanna. Come è morto? Come è morto? Ha ucciso la polizia di Sherba. Quando è morto? Quando è successo? Il 49. Mi raccontate come è successo? Il 39. È successo che sono andate per procurare un po' di terra per poter sfamarsi. E allora hanno mandato alla polizia e l'hanno ucciso. Hanno ucciso mio figlio e un altro due. E più 27 feriti. Quanti anni aveva questo figlio? C'era 29 anni. Era sposato? No, era fidanzato. Aveva fatto la guerra? Aveva fatto, è stato i marinari sotto a Capo Marina. Poi era stato prigioniero? Poi è stato prigioniero in Germania e in Russia. Poi è raccolto, ha passato tante vite di pericole tra la Germania e la Russia, poi è venuto in Italia. E il governo italiano ha tolto le paste, quelle che l'ha dato in istituenza ai nostri figli. Modena, 9 gennaio 1950. Polizia e carabinieri aprono il fuoco sugli operai delle fonderie Orsi che manifestavano contro la serrata della fabbrica. Vengono uccisi 6 operai. Noi abbiamo fatto parte della maggioranza che portò alla presidenza del Consiglio l'onorevole Pella nel 1953. I nostri voti furono accettati, richiesti, graditi, nessuno pensò a respingerli o a discuterli. Noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Zoli nel 1957. Noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Segni nel 1959, primissimi mesi del 60, noi fummo parte integrante, noi soli, della maggioranza che tenne in piedi l'onorevole Tambroni nel 1960. In quello stesso periodo noi abbiamo fatto parte integrante della maggioranza in ben 28 capoluoghi di provincia, capoluoghi anche di grande importanza. Cito non a caso fra quei capoluoghi la città di Genova, proprio la città in cui fummo così pesantemente contestati nello stesso anno 1960. Il sindaco di Genova, democristiano, si reggeva in quel momento con i voti determinanti, richiesti, graditi e accettati del Movimento Sociale Italiano. Luglio 1960. Non è solo la sconfitta di Tambroni il no di tutto il paese all'ingresso dei Missini al governo. Nelle piazze di Genova, di Reggio Emilia, di Catania, di Palermo, di Roma, è tutto il disegno di stabilizzazione conservatrice della società italiana, di isolamento della classe operaia, che viene definitivamente sepolto. I fucili di Scelba, la legge truffa, i licenziamenti politici, le scomuniche non sono bastati negli anni 50 a bloccare la crescita di una larga realtà democratica. All'interno stesso della Democrazia Cristiana sono maturati processi di rinnovamento profondi, mentre sul piano internazionale si affaccia l'era della distensione. In Italia si va al centro-sinistra.
Siamo stufi di questa vita. Non crediamo a quello che ci dicono i nostri ufficiali. Siamo degli sfruttati come gli operai, che i nostri superiori vorrebbero che bastonassimo quando fanno sciopero. Ma la maggioranza di noi, escluso qualche disgraziato fascista, non vuole andare contro gli operai, perché essi si battono pure per i contadini del meridione, per i nostri compaesani emigrati all'estero e anche per noi. Sì, anche per noi. Siamo entrati nella polizia perché eravamo senza lavoro, ma credevamo che il nostro compito fosse quello di catturare i delinquenti e non quello di colpire i lavoratori. Da alcune lettere di agenti di pubblica sicurezza e carabinieri alla stampa. Per noi lo straordinario non esiste. Nottate intere buttate in mezzo alla strada, oppure a un angolo di fabbricato pericolante, sotto le intemperie. Giorno di Natale, di Pasqua, di domenica. Per noi è uguale, non cambia niente. Siamo stanchi della retorica e dei soprusi. Non ci lamentiamo del trattamento economico in sé, ma per la discriminazione che emerge dal confronto con i capi. Dai programmi relativi ai corsi di istruzione e di perfezionamento degli allievi guardie e delle guardie di pubblica sicurezza, a cura della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Roma 1961. Evita i discorsi contro la religione, i suoi simboli e i suoi rappresentanti, contro lo Stato, il governo, le istituzioni, le autorità e le persone che li rappresentano. Sarebbero tra l'altro manifestazioni di palese incoerenza di carattere, delle quali il primo ad essere danneggiato saresti proprio tu. Aspiri ad una carriera avventurosa, appassionante, sportiva? Vieni a far parte della polizia. Una carriera appassionante al servizio dei cittadini. La polizia offre ai giovani un avvenire. Il modo come è organizzata la polizia, che è fondamentalmente una polizia militare, lo si vede anche visitando le scuole, che hanno programmi che non servono molto a formare il cittadino poliziotto con molte capacità professionali nel combattere il crimine. La gran parte dei programmi è tesa a dare un'istruzione militare ai carabinieri, agli agenti di PS, alle guardie di finanza, per cui si insegna, si addestrano all'uso delle mitragliatrici, dei fucili mitragliatori, dei bazooka, dei mortai, dei cannoni, dei carri armati, ma per combattere il crimine tutto questo non serve. Sono al centro del bersaglio, un attimo di sosta e sparo senza ritornare in alto, va bene? Queste sono le operazioni che si devono fare. Al termine, che cosa accade? Io devo togliere il caricatore, effettuo due colpi di prova, uno, due, va bene? Metto la sicurezza, tirando indietro l'otturatore, mi resta aperto, e ritorno nella posizione di attenti con il dito indice nuovamente fuori dal ponticello del grilletto. Dall'Enciclopedia della Polizia, opera destinata ad arricchire la preparazione culturale e professionale del personale civile e militare delle forze di polizia italiane. La missione più importante e più cara della polizia è quella di tenere perpetuamente d'occhio le classi malvagie e pervertite della società, di lottare instancabilmente, abilmente, coraggiosamente con esse, di preservare dai loro attentati le sostanze e la vita dei cittadini. Masturbazione. Vizio funesto che ha tanta nefasta influenza nel fisico e nel morale e che talvolta conduce alla morte. Comunismo. Il carattere sostanziale costitutivo di esso è di distruggere l'umana personalità. I reparti celere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia ed operano come opera la cavalleria. Un reparto a cavallo lanciato al galoppo contro una folla, e se il reparto è deciso a passare senza preoccuparsi che qualcuno vada a finire sotto le gambe dei cavalli, certamente passa. E così erano i reparti celeri, così sono i reparti celeri. Delle jeep, pochi poliziotti su delle jeep che lanciati alla massima velocità e che potevano muoversi agilmente anche salendo sui marciapiedi o entrando sotto le gallerie o persino dentro i portoni.
L'armamento era semplicissimo, era formato soltanto di bastone di gomma. La loro forza dipendeva dalla rapidità del movimento e dalla decisione con cui operavano per disperdere grandi masse. Poi, trovandosi i poliziotti sulla jeep al di sopra delle teste dei dimostranti, il loro compito diventava più facile. Un reparto che sta per terra, che è appiedato, trova maggiore difficoltà a fronteggiare una forza. Mentre trovandosi sulla jeep e con un motore lanciato, con una macchina lanciata a grande velocità, obbligava la gente a disperdersi. E quindi senza creare delle vittime, senza possibilità di creare salvo qualcuno che andasse a finire, che dovesse finire sotto la jeep, si riusciva praticamente a eliminare, a risolvere una situazione estremamente difficile. E quindi hanno assolto un compito veramente importante. Naturalmente questo richiede della gente decisa, degli ufficiali decisi, e in quel periodo vi erano alcuni così bravi da diventare popolari, così come sono popolari molti cavalieri nelle corse addirittura internazionali. Per cui i nomi di alcuni di questi ufficiali erano veramente tenuti nelle dimostrazioni e avevano acquistato una grande popolarità in tutto il paese. Quali nomi? Può dirne qualcuno? Per esempio c'è il famoso quello di Roma, il comandante Busolino di Roma, che poi è diventato anche, arrivato fino al grado di generale nella pubblica sicurezza. Allora era semplicemente un maggiore e aveva acquistato a Roma una grandissima popolarità. Quando arrivava il reparto, era comandato da Mussolini, la gente si disperdeva. Dal 1946 al 1960 sono morti 122 lavoratori in scontri con la polizia. Nel 1960 ancora provengono dall'amministrazione fascista 62 prefetti su 64 di prima classe, 64 su 64 di seconda, 241 viceprefetti su 241, 7 ispettori generali su 10, 135 questori su 135, sebbene 15 fossero in servizio prima del 22, 139 vicequestori su 139, e su 1642 elementi di grado inferiore, solo 34 avevano avuto qualche rapporto con il movimento di liberazione. Striga! Cittadini carabinieri, ci definisce la Costituzione della Repubblica. In realtà noi siamo trattati come schiavi, come animali da soma. Da parte dei nostri superiori non esiste umanità, ma solo rappresaglia, servizi pesantissimi, minacce di trasferimento o di deferimento al tribunale militare. Siamo trattati come schiavi. Dopo le nostre ore di servizio e senza nessun motivo, ci tengono ancora come prigionieri in caserma, maltrattati come galeotti. Qualcosa in questi anni comincia a muoversi anche all'interno delle forze di polizia. Gli agenti capiscono di essere degli sfruttati, uomini ai quali vengono negati i più elementari diritti. Le forze di sinistra e i sindacati pongono adesso una diversa attenzione ai problemi delle forze dell'ordine e matura lentamente un modo nuovo di vederne i problemi. Qualcuno ai vertici continua però a pensare alle forze di polizia e a settori delle stesse forze armate come a strumenti di manovra politica. Fallito con il 60 il tentativo dei fascisti di inserirsi organicamente nelle amministrazioni locali, di partecipare attraverso un apporto governativo all'elaborazione di una linea di repressione antioperaie, all'interno di certi ambienti si comincia a vagheggiare un colpo di mano, il golpe. È l'inizio della trama nera, delle strumentalizzazioni delle forze armate, del piano per gettare il paese nel caos. Allora ragazzi, come voi sapete, di riprese noi non è che lavoriamo solo nel campo delle riprese didattiche. Oltre alla didattica noi facciamo delle riprese anche manifestazioni di carattere generale.
Nel settore dell'ordine pubblico noi la usiamo clandestinamente perché non la potremmo usare. È che è un servizio riservato, quindi renderlo pubblico non so se sia cosa possibile. Non ne ha mai parlato la stampa, non ne ha mai parlato nessuno, ha capito qual è la parola. Anche delicati servizi come quello del controspionaggio vengono utilizzati per tessere una rete di protezione intorno a chi trama contro le istituzioni. ...1964. Il generale De Lorenzo, comandante dell'arma dei carabinieri, ex capo del SIFAR, ha schedato e raccolto fascicoli su decine di migliaia di persone. Ha messo a punto un piano che prevede l'arresto e la deportazione di tutti i dirigenti dei partiti di sinistra. A fine giugno si apre una difficile crisi di governo e De Lorenzo ritiene giunto il momento di agire. Cerca addirittura l'appoggio del presidente della Repubblica, Segni. Ma il colpo di Stato si arena prima dell'ora X. De Lorenzo non ha copertura politica né interna né internazionale. E neppure tutta l'arma è con lui perché vari comandanti rifiutano le suggestioni golpiste. Prima che il tentativo e i piani del golpe vengano alla luce, De Lorenzo avrà il tempo di diventare capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Arriverà poi nel Partito Monarchico e infine nel Movimento Sociale Italiano con l'incarico di occuparsi dei rapporti con le forze armate. Accusano di aver scritto un libello per difendere le posizioni del generale Aloia, le mani rosse sulle forze armate, con lo pseudonimo di Flavio Messalla, che dimostrerebbe che lei ha indubbiamente delle grosse amicizie all'interno delle forze armate. Corrisponde a verità questo? No, io non scrissi quel libro. Quel libro fu l'opera a più mani alla quale concorsi anch'io per puntualizzare una certa situazione che si era creata allora all'interno delle forze armate. Io non difendevo Aloia. Io credetti dal di fuori come giornalista, allora ero giornalista che si interessava anche di problemi strategici e militari della difesa nazionale, di difendere un certo orientamento che allora era tipico di tutto lo Stato Maggiore italiano. Come mai lei, che ha avuto un ruolo, una carica così importante affidata dal governo italiano, è poi passato ad un partito che viene definito antidemocratico? Beh, io mi rinzelo molto quando vengono dette queste cose, perché effettivamente viene fatta offesa alla mia intelligenza e alla mia coscienza. Quindi noi e io mi prendo tutta la responsabilità di ufficiale. Io sono un ammiraglio in servizio. Io prendo la mia responsabilità di fronte agli italiani che mi hanno nominato ammiraglio di squadra, che mi tengono in servizio come ammiraglio di squadra. Io prendo la responsabilità di dire che quello che si dice di questo partito è pura calunnia. Questo è il nostro patto con gli italiani e con il mondo. E questo è il patto che lega me a questo partito. Questo diceva Birindelli quando era ancora presidente del Movimento Sociale. Quando si renderà finalmente conto che il partito neofascista è una cosa completamente diversa, che la violenza è la sua spina dorsale, lascerà il partito con una serie di dichiarazioni che proprio alla luce di questa che abbiamo ascoltato suonano come un atto d'accusa. Il Movimento Sociale Italiano ha sempre tentato, in nome di un falso spirito patriottico, di farsi paladino di quelli che chiama gli interessi delle forze armate. Convegni, parate, solenni dichiarazioni, tutto torna utile per alimentare questa ignobile falsità storica. Le forze armate però non dimenticano che la loro tragedia si chiama fascismo. Dio degli eserciti, accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell'angolo di cielo che riservi ai martiri e dagli eroi. Alberto Becchi Luserra. Il servizio alla folla e l'accompagnatore, riposò! Sapendo che la storia li ha definitivamente condannati, i fascisti indossano i panni della retorica e delle nostalgie e organizzano pellegrinaggi in luoghi che dovrebbero essere di lutto e di dolore. Vengono percorse tutte le tappe della disfatta, che ovviamente viene attribuita a un malvagio destino e non alla politica dissennata e guerrafondaia dei gerarchi e dei loro protettori. In queste visite lo scopo dichiarato è di rendere omaggio ai morti, ai caduti. Ma appena sul pullman...
Benito Mussolini. E lei ha popolo d'eroi, sono anche ricordare i suoi animi di cuore, alla rete liberale, di parole coi pedieri, la virtù dei pionieri, la visione, la lingheri, oggi brilla in tutti i cuori. Primavera di bellezza, nella vita, nella testa, il tuo canto brilla e va, Federico Mussolini, e lei ha. Il suo intervento a un convegno del 65 all'Hotel Parco dei Principi a Roma, parlando sul tema la guerra rivoluzionaria, lei ha detto: spetterà poi ad altri organi, in senso militare, in senso politico generale, trarre da tutto questo le conseguenze concrete e far sì che alla scoperta della guerra sovversiva e della guerra rivoluzionaria segua l'elaborazione completa della tattica controrivoluzionaria e della difesa. Lei intendeva far riferimento alle forze armate? Il congresso era un congresso di studi, precisiamo, era un congresso di studi sulla poliedricità della guerra sovversiva o guerra rivoluzionaria, che dir si voglia, portata avanti dal comunismo in tutto quanto il mondo. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture, ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Quindi tutti gli strumenti anticomunisti di tipo classico non hanno ancora preso appieno coscienza di questa realtà. Su questa realtà invece ha centrato i suoi lavori quel lontano convegno del 1965. Al convegno parteciparono tra gli altri Gino Ragno, presidente dell'Associazione Amici delle Forze Armate, Alceste degli Augusti, generale, Salvatore Alagna, consigliere Corte di Appello di Milano, Mario Merlino, Stefano Delle Chiaie di Avanguardia Nazionale, Enrico De Boccard, iscritto al Movimento Sociale Italiano, Giorgio Pisanò, Guido Gianettini, giornalista fascista implicato nelle indagini su Piazza Fontana, agente del SID. Qui io feci una breve relazione di carattere dottrinario sugli aspetti della guerra sovversiva, e non c'era un appello alle forze armate per un intervento politico, c'era piuttosto un appello anche alle forze armate, così come a tutti i corpi che operano all'interno delle strutture statali, a prendere coscienza delle nuove tattiche sovversive portate avanti dal Partito Comunista. Nell'intervento di Gianettini, quella che sarà la strategia della tensione trova una sua organica teorizzazione. È prevista, tra l'altro, la creazione di nuclei clandestini autosufficienti, che non si conoscono l'un l'altro, specializzati in azioni terroristiche. L'azione di tali gruppi è appoggiata da uno schermo di sicurezza costituito da funzionari dello Stato e liberi professionisti e da gruppi di pressione come le associazioni d'arma e nazionalistiche che agiscono in manifestazioni ufficiali. Enrico De Boccard affermava, tra l'altro: l'eliminazione fisica di un avversario non costituisce problema morale, ma solo di opportunità. Il terrorismo deve sorgere e svilupparsi secondo un piano preciso. Edgardo Beltramelli diceva: un adeguamento delle forze armate ai compiti di repressione interna è al momento attuale operazione legittima e necessaria. Scegliendo il nemico da abbattere è più redditizio eliminare un capo che un gruppo di gregari. Se però vuole una risposta ancora più chiara e più esplicita, io dirò che in una forma di Stato, quale la concepisco io per l'avvenire, io penso che le forze armate debbano avere un posto e una funzione di grande rilievo, così come meritano le loro tradizioni, il tipo di attrezzatura, le stesse capacità tecnologiche delle quali oggi forze armate moderne sono portatrici. L'uomo è stato creato per la lotta e può sviluppare la sua civiltà, la sua mente, tutto soltanto nella lotta. Adesso si tratti di una lotta nel campo del lavoro, o una lotta nel campo politico, o una guerra, è sempre la lotta per l'uomo. L'uomo può andare avanti soltanto in questa maniera, soltanto lottando. Senza lotta c'è soltanto la decadenza e l'uomo può diventare una scimmia e basta.
La strada del progresso è sempre stata costellata da rivoluzioni lente, che possono dirsi anche striscianti, cioè modifiche che apparentemente non si vedono, ma che ci sono, da modi violenti. E tutte e due hanno i loro perdite, tutte e due comportano morti, perché anche quando c'è una civiltà democratica, come quella cosiddetta degli Stati Uniti, sono stati molti scioperi all'inizio del Novecento, anche adesso i negri tante volte muoiono, forse per far rispettare quelli che dovrebbero essere i loro diritti. Cui ci sono sempre dei morti da una parte all'altra, e tante volte forse è più salutare, più igienico fare un colpo di Stato oppure fare una rivoluzione con pochi morti in poco tempo, piuttosto che far soffrire magari la gente per anni ed anni, e avendo poi nel rapporto col tempo, alla fine di questo periodo di tempo, gli stesso numero di morti che si sarebbero avuti con un modo violento. Il 21 aprile 1967 viene stroncata ogni forma di libertà in Grecia. Grazie anche all'appoggio della CIA e della Sesta Flotta americana, i colonnelli instaurano la dittatura di tipo militare. Da questo momento in poi non c'è episodio della strategia della tensione che non veda apparire il nome di personaggi del tipo di Costantino Plevris o di altri agenti dello spionaggio dei colonnelli greci che vanno e vengono nel nostro paese, ospiti sempre graditi del movimento sociale italiano. ...1968-1969. Dalle scuole, dalle università, dalle fabbriche, dai posti di lavoro, si leva sempre più pressante la domanda di contare di più, di essere presenti in un modo diverso nella direzione del paese. Le lotte per il rinnovo dei contratti di lavoro segnano un impressionante salto di qualità. Ancora una volta! La classe operaia FIA, dopo le lotte del maggio e del giugno, ha dato la sua prova di forza e di solidarietà, sconvincendo ancora una volta Agnelli, che tenta di reprimere il nuovo movimento e le nuove avanguardie che nascono dal Consiglio dei Delegati e dei Delegati. Le lotte per il rinnovo dei contratti di lavoro segnano un impressionante salto di qualità. Le richieste che provengono dalle fabbriche investono direttamente i grandi irrisolti problemi del nostro paese. Per la prima volta, accanto agli operai e ai braccianti, sfilano per le strade d'Italia studenti, tecnici, impiegati. L'ostinazione padronale mette a dura prova la resistenza dei lavoratori impegnati in mesi di lotta e di scioperi. In questo clima, alcuni attentati vengono attribuiti dagli organi inquirenti e da gran parte della stampa a gruppi di sinistra. Milano, 19 novembre 1969. La polizia senza motivo carica centinaia di lavoratori che uscivano da un teatro per una manifestazione sindacale. Durante gli scontri muore accidentalmente l'agente Antonio Annarumma. Ai suoi funerali, i fascisti tollerati dalle autorità inscenano una indegna gazzarra, con una vera e propria caccia al sovversivo nel centro di Milano. 12 dicembre 1969, Milano. Una bomba esplode alla Banca dell'Agricoltura. 18 morti, 40 feriti. Altre bombe esplodono alla Comit e a Roma all'Altare della Patria e nei sotterranei della Banca del Lavoro. Il colpevole è trovato immediatamente. Pietro Valpreda, mostro, ballerino omosessuale, anarchico, zoppo, come lo definiscono alcuni giornali. Dichiarazioni farneticanti escono dalla bocca di alti funzionari dello Stato, della polizia, di alcuni membri dell'esecutivo. L'ipotesi di una responsabilità di destra viene sistematicamente scartata dagli organi inquirenti. Tre giorni dopo la strage, Pinelli viene suicidato. Dovrebbe essere la prova definitiva che gli anarchici, e con loro le sinistre, sono responsabili di tutto. Organi di polizia sottraggono prove che potrebbero portare alla scoperta dei colpevoli. La magistratura romana avoca a sé l'inchiesta e punta su uno sparuto gruppo anarchico, ignorando che dietro la strage c'è un'organizzazione efficiente che dispone di larghi mezzi. Chi c'è in realtà dietro le bombe? Chi sono gli autori della strage? Chi li protegge? Alcune di queste domande sono ancora senza risposta.
Quello che salta agli occhi è il tentativo di cancellare con i morti, con gli attentati, con le stragi, i nuovi fermenti, l'avanzata delle forze democratiche in Italia. Ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, 300.000 lavoratori milanesi accompagnano in silenzio le bare. È una prima spontanea risposta ai fautori della strategia della tensione, alle forze reazionarie, agli esecutori, ai mandanti, ai complici della strage. A Padova, il commissario Iuliano, colpevole di aver individuato in Freda e Ventura e nella loro cellula eversiva gli autori di una lunga serie di attentati, viene rimosso dalla carica, privato dello stipendio, spedito a Ruvo di Puglia, suo paese natale. Iuliano scoprirà di aver avuto ragione e con lui lo scoprirà tutto il paese solo 3 anni più tardi, quando... Il dirigente missino Pino Rauti, insieme a Franco Freda e Giovanni Ventura, è stato indiziato di reato per la strage di Piazza Fontana a Milano del dicembre 1969. Il giudice istruttore di Treviso, Stiz, dopo aver emesso gli avvisi di reato, ha trasmesso per competenza gli atti dell'istruttoria alla Procura della Repubblica di Milano. La rivista Panorama pubblica la copia di 2 lettere sui rapporti tra il petroliere ed editore Attilio Monti e Pino Rauti. In una di queste lettere, datate 18 settembre 69, si afferma che un intermediario avrebbe versato 18 milioni e mezzo a Pino Rauti per conto di Monti. E non reprenons les idéologies fondamentali du fascisme, la concezione della vita, la forma dell'età, l'organizzazione dell'economia, l'inserzione di tutti i fattori creativi e produttivi della struttura sociale di un paese nella para giuridica dell'età. Il 31 gennaio 1970 il Movimento Sociale Italiano organizza a Milano il 10° incontro della gioventù fascista europea. Proprio da Milano, dove molti anni fa la stessa rivolta ideale si mosse in sozzare e fermare questa nobile nazione italiana, l'Europa che rinasce e riprende il suo cammino. Bisogna ritornare all'uomo, all'individuo e difenderlo. Una scelta, un orientamento di ordine morale, politico e ideale. Bussa prepotentemente alla porta del presente e dell'avvenire. Ya que así lo demostrasteis en 1936, ofreciendo la vida de muchos grandes. Ha detto Mussolini, il riesco nella vita è dovere. Non importa vivere a lungo, conta vivere giovani. Chers camarades, ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous n'ignorez pas sans doute qu'en France, la répression régimiste est terrible contre tous les jeunes militants fascistes. Sono valori spirituali del nazionalsocialismo. I valori spirituali sono quelli che riguardano la parte superiore dell'individuo, cioè il suo sfuggire ai condizionamenti dell'egoismo, della asocialità, dell'interesse breve. Il vedere l'individuo, e anche in questo il nazismo, pure se meno delle altre formazioni politiche, in forma forse meno sofisticata, meno intellettuale, anche in questo il nazismo ha detto indubbiamente un suo contributo di studi, di pensiero, di dottrina e di cultura, il vedere l'individuo come come un'entità che è spirito e corpo allo stesso tempo, e lo spirito si realizza nello Stato e nella vita sociale, mentre il corpo si realizza negli interessi individuali o di famiglia o economici, insomma. Est-ce qu'il y a des cas où vous êtes d'accord avec la violence? Mais je ne suis jamais d'accord avec la violence. Je suis toujours d'accord avec le courage
Le courage est toujours armé de force, pas de violence. Mais quand vos militants descendent dans la rue pour se battre avec l'extrême gauche, vous êtes d'accord? Sans doute. Et pourquoi? Pourquoi, s'il n'y avait nous qui combattons contre l'extrême gauche, il n'y aurait aucun qui se battait contre l'extrême gauche. L'extrême gauche serait au pouvoir virtuellement. Vous êtes opposé à la démocratie parlementaire? Nous sommes opposés à ligne des principes pour questions idéologiques parce que nous ne croyons pas à l'égalité des hommes. Nous ne croyons pas au suffrage universel. Nous croyons à la différence, à la qualité et à toutes les forces qu'un régime diversifié et qualifié demande à l'homme pour montrer la parte meilleure de soi-même. La costellazione squadrista attorno al movimento sociale italiano è folta di nomi e di sigle. Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, ora ufficialmente sciolto dalla magistratura, Europa Civiltà, Lotta di Popolo, Civiltà Cristiana. A Milano, negli ultimi 3 anni, vi è stata una media di un attentato o una aggressione squadristica ogni 2 giorni. A Roma, dal 1969, più di 1500 episodi di teppismo nero. Roma, Università. I fascisti asserragliati nella facoltà di giurisprudenza, che per anni è stata una loro roccaforte, lanciano punk e mobili libri sugli studenti democratici. Choisir à un certain moment, n'est-ce pas? Si on prend une place de combat, le combattement c'est la lutte, et la lutte c'est aussi la mort. Et si on ne veut pas combattre, alors c'est une autre chose, n'est-ce pas? Moi je ne suis pas un philosophe et je ne suis pas un métaphysique, je suis un homme d'action et de combattement. J'ai pris ma place de combat depuis 50 ans et je continue sur la même route. Comment est-ce que vous combattez aujourd'hui? Par quels moyens? Aujourd'hui, je combats justement comme je viens de vous dire, à travers le Fronte Nazionale. C'est-à-dire, c'est une place de combat que j'ai pris à la tête de ce mouvement et de cette association d'Italiens qui ont une très claire enseigne de combat. C'est-à-dire, contre le chaos, contre le désordre, contro l'antination e contro il comunismo. ...7 dicembre 1970, Roma, quartiere di Montesacro. In un palazzo ancora in costruzione, di proprietà di Remo Orlandini, braccio destro del fondatore del Fronte Nazionale, si riuniscono di notte i componenti dello Stato Maggiore, il direttorio di un governo cosiddetto rivoluzionario. Lo stesso Orlandini, insieme con Junio Valerio Borghese e altri personaggi, aspettano il risultato delle operazioni predisposte da tempo. Un manipolo di fascisti è entrato in armi nel Viminale per controllare i collegamenti tra il Ministero degli Interni e la periferia. Dalla vicina città ducale, una colonna di 200 uomini della Guardia Forestale è in marcia agli ordini di un colonnello per andare ad occupare il centro di produzione della RAI in via Teulada. Altri gruppi di fascisti armati sono in attesa del segnale in varie palestre. Ma all'ultimo momento il segnale non arriva. Il partito dell'avventura, ispirato dagli ambienti più retrivi dell'atlantismo, evidentemente non ha coperto fino in fondo il tentativo eversivo. Il golpe è fallito prima di cominciare. Quello che è avvenuto è molto grave, nonostante le dichiarazioni del ministro della difesa Tanassi e del ministro degli interni Restivo, i quali si affannano a spiegare che tutto è normale, che non c'è stato niente di cui preoccuparsi. I pestaggi, le violenze, gli attentati spesso sono il sintomo di una rabbia, di un'impotenza disperate.
Là dove il tessuto democratico è forte, la demagogia fascista non trova spazio. Ma in tante città del Mezzogiorno, dove la disgregazione portata dall'emigrazione, dalla miseria, dal dominio clientelare, dalle mafie pesa, qui il neofascismo riesce a trovare una base di massa. Reggio Calabria. La città vive per il 38% sul settore terziario e per il 26% sulla pubblica amministrazione. La fabbrica più grande ha 400 operai. I disoccupati sono 15.000, di cui 10.000 diplomati. Il reddito annuo pro capite è di 381.000 lire. Il 21% della popolazione è analfabeta. È questa la città che si ribella per essere capoluogo. Ma è più esatto dire che viene spinta alla rivolta da chi non vuole lasciarsi sfuggire un nuovo centro di potere clientelare, da chi teme che la gente, invece del capoluogo, possa chiedere domani le fabbriche, le industrie, le case e le scuole. Chi paga la sommossa che i fascisti alimentano e guidano? L'armatore e costruttore Matacena, l'industriale del caffè Mauro, l'agrario Coda Nunziante, l'altro agrario Barone Zerbi, uomo di Borghese. Sono questi i padroni di Ciccio Franco e delle squadre di picchiatori che arrivano a Reggio nei giorni caldi della rivolta per costruire barricate e allargare gli scontri con la polizia, mentre anche il sindaco della Democrazia Cristiana, Battaglia, si schiera dalla parte dei boia chi molla. Ottobre 1972. Le organizzazioni sindacali promuovono a Reggio Calabria una conferenza per discutere i problemi del Mezzogiorno. L'ultimo giorno della conferenza, che dovrà concludersi con una manifestazione che porterà a Reggio i lavoratori da tutta Italia, i fascisti organizzano un provocatorio comizio proprio davanti al teatro che ospita i lavori dei delegati sindacali. Al comizio è negata l'autorizzazione. Ciò nonostante, le organizzazioni sindacali anticipano la chiusura della conferenza al fine di evitare qualsiasi incidente che potrebbe ripercuotersi sulla manifestazione del giorno successivo. Malgrado il divieto, Ciccio Franco scende in piazza con un migliaio di fascisti. Sentirete ora il comizio di Ciccio Franco. Reggio ha detto no alla grada dei giorni. Domani si che arresto verranno quelli di potere operaio, che arresto verranno gli assassini delle brigate rosse, gli attivisti del Partito Comunista, comunque per noi vale quello che è stato detto anche da fonte dell'avversario. Avevamo ragione, signor procuratore della Repubblica, signor Questore, quando dicevamo che veniva un arresto per la spedizione punitiva voluta da Berlinguer, organizzata da... di attuare quelle pressioni di piazza che possono sfociare di non voglia anche incidenti gravissimi. La notte del 21 ottobre 1972, sotto i binari che uniscono Reggio Calabria al resto del paese, vengono piazzati 20 kg di esplosivo e 7 congegni per altrettante bombe. In almeno 3 occasioni, i treni che trasportano i lavoratori a Reggio Calabria, per la manifestazione indetta dai sindacati, sfuggono alla strage per puro caso. Gli attentatori sono stati messi al corrente dei cambiamenti di percorso decisi all'ultimo momento. Ieri vedevo passare quei bastardi, nel cuore si apriva. Tutti i bastardi rossi, servire il popolo, lotta continua, potere operaio, che è stata sicuramente una parata di Berlinguer. Voleva far partire da Reggio forse la rivoluzione per l'Italia. A Reggio non ce ne sono lavori. Cabuzziamo della fame. Io comunista, ho più disgraziato che esiste.
Non fa niente per il lavoratore, ha roba io di stesso sparti. Anche lei è d'accordo? È d'accordo con io, no? Non è d'accordo? No, no. Aspetti un attimo. Senta, il signore ha detto che il Partito Comunista non fa niente per Reggio. No, no, esca fuori perché non si vede niente. No, no, è che io. Un attimino. Fuori, per favore, Non vuole uscire, perché non vuole uscire? E perché ho da fare. Beh, un attimino. Comunque non sono d'accordo al parere dell'amico. E perché non è d'accordo? E perché no? Perché penso che queste battaglie sono vinte, non si sono vinte per altre partite, ma bensì è stata la sinistra, insomma, adesso da fare. Se siamo fascisti, però i nostri ideali, i nostri bisogni sono bisogni a un certo punto che solamente negli ideali di sinistra si possono leggere, si possono fare. Noi non abbiamo industria, non abbiamo posti di lavoro, siamo completamente a terra come cultura, come, non so, siamo ignoranti, possiamo dirci anche così, ma non penso che un regime di destra potrebbe benissimo sanare questi nostri bisogni. Amici e compagni, è significativo, io credo, che i fascisti abbiano deciso di attaccare i treni, i convogli che portavano i lavoratori alla manifestazione di Reggio. È significativo per quello che i treni significano, soprattutto nel sud, soprattutto nel meridione. Il treno che porta via gli emigranti non volevano consentire che tornasse. Per partecipare a questa grande manifestazione. Siamo in presenza, amici e compagni, e non lo sottovalutiamo affatto, siamo in presenza di una criminalità organizzata, che è anche indicativa però dell'isolamento e anche indicativa del fatto che si tratta di gente disperata, perché ha capito che l'iniziativa di lotta dei lavoratori, che questa grande manifestazione sindacale rappresenta un colpo durissimo. Ecco perché reagiscono con rabbia, reagiscono con disperazione. Ed oggi, come 50 anni fa, questa reazione conferma che il fascismo è il manganello e il tritolo al servizio dei padroni e degli agrari, contro i lavoratori e contro il proletariato. Ma amici e compagni, debbono sapere che non siamo nel 22 e che la classe operaia, le masse popolari, le forze politiche democratiche hanno la forza ed i mezzi per difendere le istituzioni democratiche dall'attacco e dall'aggressione fascista. E ciascuno farà la sua parte in questa direzione. Oggi non sono calati a Reggio, amici e compagni di Reggio, i barbari del nord, ma con gli impiegati, gli operai del nord, sono tornati a Reggio i meridionali. Sono arrivati i calabresi, i pugliesi, i campani, i siciliani, la gente costretta ad emigrare, e sono tornati per affermare il loro impegno a battersi, a lottare per poter ritornare, ma non per un giorno solo, per poter ritornare perché altri non siano costretti a partire. Aprile 1973. Attentato al direttissimo Torino-Roma. Vengono incriminati per strage, ai fini di sovvertire gli ordinamenti dello Stato, Giancarlo Rognoni, Nico Azzi, Mauro Marzorati, Francesco De Min. Tutti militanti missini, vincolati contemporaneamente a gruppi eversivi di destra, in contatto con i colonnelli greci e i loro emissari in Italia. Il movimento sociale italiano si affretta a negare ogni legame con gli attentatori e scrive di Azzi. Un tipo legato ai gruppi extraparlamentari di destra, che si era discostato dal partito per aderire al movimento ultra della Fenice. Il giornale La Fenice è diretto da Giancarlo Rognoni, al quale Pino Rauti scrive il 17 dicembre 71. Caro Rognoni, benissimo per il numero del giornale che abbiamo tutti apprezzato moltissimo. Tuo Pino Rauti.
12 aprile 1973, ore 18:30. Una bomba a mano SRCM lanciata da pochi metri squarcia il petto dell'agente Antonio Marino. Vengono arrestati Vittorio Loi e Maurizio Murielli, iscritto al Movimento Sociale Italiano. Le bombe sono state fornite da Nico Azzi, incriminato per l'attentato ai treni del marzo precedente. Vittorio Loi afferma: con la consegna di fare più casino possibile, era stato il Movimento Sociale Italiano a portare in piazza 700 uomini decisi a tutto ed armati. È chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli del Movimento Sociale Italiano, Servello e Petronio, per radunata sediziosa e resistenza aggravata a pubblico ufficiale in relazione ai fatti del 12 aprile. Milano, giovedì 17 maggio 1973, ore 10. Alla presenza di Mariano Rumor, presidente del Consiglio, viene scoperto nel cortile della Questura un busto in memoria del commissario Luigi Calabresi. Ore 10:57. Una bomba di fabbricazione israeliana lanciata davanti alla questura di Milano provoca una strage. Gianfranco Bertoli, l'attentatore, è catturato. Afferma di essere un anarchico individualista. Il questore Alitto Bonanno dichiara: è un anarchico, lo confermo. Andrà al carcere di San Vittore tra poco. Chi è in realtà Bertoli? 40 anni. Un lungo passato di reati comuni che vanno dalla tentata rapina al furto aggravato. Tra il 64 e il 65 si iscrive al movimento Pace e Libertà, organizzazione anticomunista finanziata in parte dagli americani e diretta da Edgardo Sogno. Il 16 aprile 1969 partecipa con un gruppo di neofascisti all'assalto del comune di Padova. 15 mesi dopo viene convocato dal commissario di Mestre per essersi mescolato ad una banda di teppisti neri che avevano provocato tafferugli ai magazzini Coin di Mestre. Nonostante tutto ciò, Bertoli viaggia tranquillamente per l'Europa e si trasferisce in Israele, dove stringe amicizia con due famosi membri dell'OAS che lasciano Israele il 25 febbraio del 72 per sparire in Grecia. Tra i bagagli di Bertoli, il giorno dopo l'attentato, viene ritrovato un libro pubblicato dalle edizioni MS di Giovanni Ventura, libraio editore di Treviso, incriminato per la strage di Piazza Fontana. Pochi attimi dopo l'esplosione, il cameriere missino Rodolfo Mersi, che aveva trascorso la sera del 16 maggio in compagnia del Bertoli, dice ai colleghi di dover correre in questura, perché chi ha buttato la bomba non è un fascista, ma un anarchico. Il ristorante del Mersi è a meno di 200 metri dalla questura di Milano. Se i socialcomunisti andassero al potere per libere elezioni, lei come si comporterebbe? Se, come è prevedibile, perché tutte le esperienze dicono il contrario, non vi fosse una libera democrazia, io tenterei di difendermi con ogni mezzo. Thank you.
1973, Padova. Viene scoperta un'organizzazione clandestina che trama contro lo Stato, la Rosa dei Venti. Vi militano fianco a fianco ex repubblichini, squadristi, ufficiali dell'esercito. Nel corso delle indagini si scoprono collegamenti con i commandos di Carlo Fumagalli a Brescia. Cominciano a venir fuori anche i nomi dei finanziatori. Industriali come Andrea Piaggio, ex proprietario della Mira Lanza. Diventa sempre più chiaro che i nemici della Repubblica tentano di aggiornare il vecchio piano di Borghese, di portare dalla loro parte alcuni ufficiali, alcuni settori dell'esercito, nell'illusione di realizzare un golpe alla greca o alla cilena. Maggio 1974. Sotto i colpi dei movimenti di liberazione delle colonie, crolla il fascismo in Portogallo. Pochi mesi più tardi sarà la volta della Grecia a dire basta ai colonnelli. La posizione dell'Italia nel Mediterraneo si fa più delicata. La Grecia esce dalla NATO. Il Portogallo non è più un paese sicuro. Ieri mattina a Brescia si è ancora scatenata la selvaggia furia dei criminali. 6 morti e 94 feriti, alcuni dei quali gravissimi, in pericolo di vita, sono il triste bilancio di questo delitto. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori! State all'interno della piazza! La democrazia è stata colpita. È in pericolo. Ma c'è chi la difende. Le forze dell'antifascismo, le forze del lavoro. Da Piazza Fontana a Brescia, una mente criminale, una mano sola, ha operato per colpire a morte lo Stato democratico, per spegnere nella coscienza dei cittadini l'amore della libertà. La difesa dei grandi ideali di libertà e di emancipazione dell'uomo non ammette
esitazioni o defezioni. Cerchiamo di essere tutti all'altezza dell'impegno che ci chiedono i lavoratori, all'altezza delle nostre lotte del passato, all'altezza di quelle lotte che hanno dato all'Italia la democrazia, la Repubblica, la Costituzione democratica, la libertà. Il governo, la polizia, la magistratura devono colpire i responsabili col rigore, con la durezza della legge, che non può essere generosa verso chi commette il più grave dei delitti, l'attentato alla libertà del nostro popolo. Troppe incertezze, troppa longanimità, troppi silenzi che fanno pensare a complicità annidate in fulcri importanti dell'apparato statale si sono susseguiti in questi anni. Il paese intero chiede alle forze politiche democratiche di non limitare il loro impegno alla difesa pura e indispensabile delle istituzioni. Agosto 1974. Una bomba esplode sul treno per il Brennero, l'Italicus, a San Benedetto Val di Sambro. 12 morti, 48 feriti. Signor Presidente, mi sembra di no. Signor Presidente, quanto dovrei curare in questo modo? Questa
dico per cortesia, te lo dico. Non ho ragione, ho mille ragioni. Cos'è che fate per liberarti da questi delinquenti? Cos'è che fate? Cos'è che fate?